Il treno per l'oltrevita. Scritto, letto e interpretato dall'Avido Alchimista. In collaborazione con il Fantasto Mondico, la Musi Favolista e Lady Catonic. Buon ascolto. Ore 37 e 72 minuti del quinto millennio dopo l'avvento di Già. Frank Normit si trova sul treno per l'oltrevita in direzione Campi Elisi. Non sa ancora di essere morto, ma in qualche modo lo sente. La cosa non lo turba più di tanto. Nella sua carrozza si trovano altri tre individui che lo guardano con aria impaziente. Due di loro sono fate, un maschio e una femmina. L'altro ha tutta l'aria di essere un maiale antropomorfo. Si prospetta davvero un viaggio interessante per Frank. Finalmente si sta svegliando. Finalmente? Ci voleva una scossa alla monotonia di questo viaggio. Perché? Mi trovi noiosa? Certo che no, cara. Sei sempre una fonte di ispirazione perpetua. Ma insomma, un viso nuovo ogni paio di secoli non fa mai male, non credi? Fonte di ispirazione perpetua? Ma parla come mangi! Succede? Scusate. Oh, tu, mia piccola pallina di cioccolato. Scusate. Vieni qui, fatti abbracciare. Mi hai ferito, Marta. Proprio qui dentro. Che sta succedendo? Lo so. Sono una persona orribile. E non dire così. Scusate. Sei la persona più adorabile e buona e gentile di questo universo, Marta. Gregor! Scusate. Dove sarai? Che sta succedendo? Se tu non ci fossi, Gregor, vivo! Scusate. Io non ti merito! Io non ti merito! No, mia cara musa, mia bellissima metà! Tu non solo mi meriti, ma mi completi! Io, Gregor Windelm, figlio di... Mi sapreste dire che sta succedendo? Non capisco dove mi trovo. Un attimo fa ero nel mio taxi. Tra la... Non ricordo dove fossi. Poi non ricordo. C'era quasi nulla. C'era una ragazza dietro, una studentessa. Doveva andare al... Dove doveva andare? Non ricordo dove dovesse andare e... Non basterebbero tutti i secoli e i millenni per esporre il mio amore per te. Ma ora, mia cara Marta, questo ragazzo con le corna caprine ha corna bisogno caprine. Del nostro aiuto a capire un po' di cosette. È più che giusto, mio amato Gregor. E per quello che riguarda il nostro orrendo litigio di poc'anzi... Poco importa. Poco importa. Ecco, mio caro, io sono Gregor Windelm e lei è Marta De Pip, mia compagna di vita e di morte. Proprio così, mio caro, morte. Siamo tutti morti qui e stiamo viaggiando alla velocità dell'ombra in direzione dei Campi Elisi, se non sbaglio. Vero, cara? Proprio così, Vanavur. I campi... Proprio così, mio piccolo amico caprino. I Campi Elisi sono la prossima fermata. Puoi decidere se scendere o restare sul treno e scendere alla fermata successiva. Se non sbaglio, dovrebbe essere la Duat. Non è vero, Philip? Sei sempre utile, mio sudicio amico. E quindi anche voi siete morti? Io non capisco dove... Dove dovrei scendere? Vedi, caro... E Frank? Vedi, caro Frankie, noi non lo sappiamo. E voi da quanto tempo siete qui? Noi? Oh cielo, noi 4 secoli o giù di lì. Non è vero, caro? Sì, direi di sì, mia cara. 4 secoli? E
come mai non scendete? La gente normalmente cosa fa? E poi perché ho questo aspetto e questa voce? E le corna e queste cosce da capra? E voi perché siete così? Cosa ci è successo? Questo, mio caro, è il treno per l'oltrevita. Come ti abbiamo detto poco fa, ogni fermata è uno scenario in cui la nostra anima può finalmente andare ed unirsi al tutto. Solo sul treno sappiamo ancora chi siamo e chi eravamo. Ricordiamo le nostre vite e sentiamo ancora il dolore delle perdite. Amiamo e odiamo. Vedi, noi siamo un po' spaventati. Vogliamo certamente essere in pace, però non vogliamo separarci. Non vogliamo dimenticarci e diventare anime separate. So che non ha senso per molti e credimi, in questi 4 secoli abbiamo conosciuto tantissime altre anime in transito che hanno sentito le nostre storie e che ci hanno salutati. Chi alla prima, chi alla seconda, chi alla terza fermata. Alla fine rimaniamo sempre noi tre, Marta, Filippo ed io. Capisco. Quanto manca alla prossima fermata? Dicevo, quanto manca alla... Ma ti ha appena risposto Filippo! Che io non credevo che... Smettila di dare delle rispostacce al ragazzo! Ma gli aveva risposto e... Sei sempre il solito scortese! Fai fare delle figuracce da sempre! Marta, io giuro che... Ehi! Poco importa. Poco importa. Mancano 3 ore, più o meno. Beh, c'è tempo per conoscerti un po' meglio, allora. Non so nemmeno se scenderò, quindi... Che ne dite di raccontarmi le vostre storie? Io potrei... Beh, parlarvi un po' di me. Mi sembra una radiosa idea! Molto bene! Mettiti comodo e togliti gli zoccoli. Con la nostra storia intendi la storia della nostra morte, immagino. Togliami gli zoccoli. È solo un modo di dire. Beh, credo che comincerò a raccontare la storia della nostra morte. È il lontano 1893. Ci troviamo a Londra, nel pieno centro della cultura occidentale. Era appena stato scritto il libro Le memorie di Sherlock Holmes ed io, da grande appassionato, me ne ero appena impossessato. Ero e sono un grande sognatore, anche se oggi, lo devo ammettere, sono un tantinello disilluso. Scusa, Gregor, ma hai detto che sei qui da 400 anni e 1890 è soltanto... Sì, lo so cosa ho detto. Il tempo qui deve scorrere in maniera differente. Non trovi? Ora, se posso... Certo. Stavo dicendo, io ero un gran sognatore e la mia mente, oltre che essere sempre stata incline ad immaginarmi in grandi avventure, magari su nave pirata o immerso negli odori di spezie orientali in qualche bazar, era anche molto romantica e sognava al mio fianco sempre e solo una persona. Marta? Ma certamente, la magnifica e bellissima Marta de Pip, la figlia di un noto banchiere di Londra che casualmente viveva di fronte alla mia modesta casa, la casa del figlio di un fabbro, il quale era niente più che un operaio in una fabbrica di pomelli. Ogni giorno passavo davanti a casa sua e sognavo di bussare alla sua porta, prenderla tra le mie braccia e partire, salpare lontano da quel fumo nero, prendere i miei libri e saltare su un treno insieme a lei, vedere le meraviglie dell'Oriente e fare il giro del mondo, scoprire se veramente al centro della Terra ci fossero delle creature mostruose. Ma puntualmente, ogni giorno guardavo la sua finestra e continuavo a camminare fino alla fabbrica di pomelli, fantasticando su quando avrei avuto il coraggio di parlarle. Oh, mio caro. Lo so, amore mio. Dicevo, al ritorno dal mio posto di lavoro verso casa, proprio
proprio di fronte all'uscio della mia abitazione mi capitò di origliare una conversazione animata tra Marta e suo padre. Alzai lo sguardo e vidi la scena che, per quanto disdicevole, mi diede il coraggio finalmente di uscire dal mio guscio e prendere in mano la mia vita. E il mio coraggio. Ma padre! Perché non vi fidate di me? Sarei insieme alla zia e... sarei insieme alla zia! Non se ne parla, Marta! Non andrai da nessuna parte! Hai solamente 17 anni! Sono grande ormai, padre. Ti prego, fammi andare a trovare la zia in America. Ho sempre sognato di vedere la California. La California sarà ancora lì per molti anni. Credimi, per il momento tu starai qui con me e ti toglierai dalla testa tutte quelle idee strampallate. Che cosa vorresti fare adesso in California? Sei solo una bambina e in più non mi fido di te, Marta. Sei troppo imprevedibile e selvaggia a volte. Metteresti mia sorella in grave difficoltà. Ne sono certo, con quel tuo fare sognante e distratto. Ma padre! Niente ma! E preparati! Questa sera a cena ci saranno i Morgan. Il loro figlio primogenito sarebbe davvero un buon partito, Marta. I Morgan sì che darebbero un contributo importante alla nostra eredità. Altro che viaggi e gite in California! Il figlio dei Morgan è un bruto, un violento, un porco! Lo sai, padre, cosa ha fatto al figlio del calzolaio? Non mi può importare nulla di meno! E ora preparati. Gli ospiti arriveranno in un paio d'ore. E metti in ordine questo porcile. Scusa! Scusa! E tu chi diavolo saresti? Io sono... Mi chiamo Gregor Willen. Sono il dirimpettaio, sono... da diversi anni ormai. Sì, la tua faccia la conosco. Posso sapere, di grazia, perché lanci dei sassi alla mia finestra? Io stavo ascoltando il diverbio che c'è appena stato tra te e tuo padre. Mi sono fermato per... Stavi origliando le conversazioni private in casa mia? No, io di solito do giusto un'occhiata, non origlio, è che... Ma è solo che oggi, stavo passando e... Di solito? Ma come ti permetti? Guarda, sparisci immediatamente oppure giuro che chiamo mio... Andiamo insieme! Cosa? Andiamo insieme in California. Ma... io non ti conosco. Tu non mi conosci ancora, Marta De Pip. Ma spero che me ne darai l'occasione. Ma io non... Ma tu sei... Quando noi... Come vorresti... Conosco un po' di gente giù al porto. E sono sicuro che con un buon travestimento e qualche pound potremmo salire su una nave mercantile per Boston. Senza troppe difficoltà. E... magari una volta negli Stati Uniti... Beh, che ne so, inizierà l'avventura, no? Non so... Io... Mio padre, lui non mi permetterà mai di andare. Dovremmo farlo di nascosto e... Marta! Hai finito là sopra! C'è una nave in partenza per Boston questo giovedì, alle 9. Io sarò lì. Sappi che non partirò mai senza di te, ma sarò lì ad aspettarti, ok? E se perderai questa nave, io sarò lì anche alla prossima. Va bene, allora. Marta, hai finito là sopra! A presto. E così, quel giovedì alle 21 esatte, ero al porto aspettando di vedere in lontananza il viso di Marta apparire tra le casse di pesce impilate e le bobine di corde per l'attracco.
Una cosa che il mio caro Gregor all'epoca non poteva sapere era che in quei pochi giorni dalla cena con i Morgan, il figlio maggiore P.H. Morgan aveva iniziato a corteggiarmi insistentemente. Il ragazzo era decisamente poco sveglio e aveva un modo di corteggiarmi come quello di un cavernicolo. Aveva però dalla sua l'appoggio di mio padre, che non vedeva l'ora di unire il patrimonio dei Morgan e dei De Pip. Beh, oltre ad essere molto stupido e brutto, era anche molto geloso, così... Così seguì Martha al nostro incontro per la fuga. Martha, alla fine sei venuta. Non sarei rimasta a casa per nessuna ragione. Anche con questi stracci addosso, sei comunque bellissima. Niente potrebbe imbruttirti. Smettila, sciocco. Ora dobbiamo solo trovare... Dammi la valigia, che è pesante. Dicevo, ora... Ehi! Dove credete di andare, eh? Martha, stai ferma dove sei! E tu, che diavolo saresti, eh? Metti via la pistola! Dove stai andando, conciata in questo modo? Se tuo padre lo sapesse... Stiamo andando in California. Ti prego, lasciami andare. Poi potrei dirlo a mio padre, ma ti scongiuro, lasciaci andare. Senti, grassone, non hai nessun diritto di venire qui e parlare in questo modo a Martha. Nessun diritto in assoluto. E se credi di farmi paura o di poterci impedire di... Quello stupido energumeno non riusciva a sopportare di essere rifiutato. Così, non appena realizzato che saremmo partiti comunque, ha deciso bene di sparare. Prima tolse la vita al mio amato Gregor e poi, con un gesto inconsulto, anche a me. A volte la rabbia e l'amore possono far commettere gesti inconsulti. Io e la mia adorata Martha non partimmo mai per quel viaggio. Non abbiamo mai visto i deserti d'Arabia, né le giungle equatoriali, né tantomeno la California, ma per un caso davvero estremamente improbabile, ci siamo ritrovati qui. Sul treno per l'oltrevita, in viaggio perpetuo verso i posti più meravigliosi dell'aldilà. Nessuno, credo, ha mai visto tutti i paradisi possibili. Ma io e Martha siamo al terzo giro dei mondi. E ora la nostra storia, seppure in questi corpi ridicoli, si è sviluppata qui, insieme agli ospiti più strani. C'è un altro dettaglio molto interessante. Oh sì, giusto, mia cara. Qualche anno più tardi, il fu ragazzo P.H. Morgan, incapace di sopportare il peso delle proprie azioni passate e delle menzogne raccontate, si tolse la vita per impiccagione e quello stupido e puzzolente ragazzo, per un qualche ironico caso del destino, è finito proprio in carrozza con noi. Aspetta! Philip! Proprio così, Frankie, caro. Deve essere davvero un gran burlone, l'ha detto ai biglietti. Beh, sai... Vedete, panine, hamburger! Ma che... si può mangiare qui sul treno? Certo! Qui sul treno si occupa di tutto il buon Caronte. Dai panini all'assegnazione dei posti. Quindi sì, caro Frankie, deve essere un tipo molto ironico. Buongiorno, miei cari. Vi piace il nuovo ospite? Non vi ci affezionate, però. Non è un testone come voi. Gli do al massimo due fermate e poi dovrete trovare un altro passatempo. A meno che, beh, non vogliate scendere anche voi. Molto divertente, Caronte, mio caro. Il nostro amico Frank Normit è decisamente un abile ascoltatore finora. E aspettate di sentire come è crepato lui. Io non... Ehi, un momento. Tu sai come sono morto io?
Beh, ma certamente, piccolo uomo. Ma del resto, anche tu conosci la causa della tua morte. È un po' come quando i sogni svaniscono dopo il risveglio, solo al contrario. Pian piano riaffioreranno le tue memorie, ma credo che già solo il parlarne stia facendo riaffiorare delle immagini. O sbaglio? In effetti, credo la donna. C'era una donna sul taxi. Era francese o canadese, non saprei. Non ricordo. Mi ricordo che era molto triste. Oppure no? Sì, forse ero io che ero triste. Credo che mi ci voglia ancora un po' di tempo. Sto iniziando a dare forma, sapete? Credo che... Ehi, non capisco quello che dice! Ah, giusto. Permettimi di fare da... traduttore. Io sono nato su treno con amici Marta e Gregor. Loro sono molto buoni con me. Mi toccano il muso sempre. Loro sono bravi e molto affettuosi. Mi hanno detto che ho fatto loro del male in passato, ma loro mi hanno perdonato. Ci ho messo 10 anni a ricordare chi fossi io. Philip Matthew Morgan. Era il mio nome da uomo vivo. Caronte, Philip gradirebbe un panino. Sì, arriva subito. Ero giovane e stupido all'epoca. Avevo il peso addosso delle aspettative dei miei genitori. Non ero innamorato di Marta, ma doveva essere mia. Ero abituato così ad essere viziato e quando un gioco mi veniva promesso lo dovevo avere. Giravo già da anni con la mia pistola in tasca. Mi dava potere, mi faceva sentire potente e temuto. Ma non l'avevo mai usata fino a quel giorno. Per molti anni nella mia testa appariva l'immagine degli occhi impavidi del mio amico Gregor, che senza paura alcuna difendeva la sua amata Marta. La morte non lo spaventava. L'unica paura che lo muoveva era quella di perdere lei. Una volta che ci siamo ritrovati qui sul treno, loro mi hanno perdonato senza battere ciglio. Mi hanno accettato nel vagone con loro e mi hanno dato quello che non riuscivo a trovare in vita. Un'amicizia sincera. Ah, capisco. Bella storia, Philip. Io credo, invece, di essere riuscito a ricordare. C'era una donna con me in taxi. Una passeggera. Quel giorno pioveva moltissimo. Ricordo ancora che si faceva fatica a pensare dal gran che pioveva forte. Non era stata una buona giornata per me. Non ero felice. Ero perso nei miei pensieri e stavo di nuovo pensando alla mia vita, a quanto la stessi buttando via ora dopo ora, giorno dopo giorno, in quel maledetto taxi, a portare le persone da un problema ad un altro. E... Ehi, scusa. Oh, sì, mi scusi, stavo... Ah, non importa. Mi porti al Blue Shadow. In fretta, per favore. Devo esibirmi in meno di mezz'ora. Certo, signorina. Se riuscissi ad arrivare in 15 minuti, le darei una bella mancia. Ci proviamo, signorina. È una cantante. Diciamo che non sono affari suoi. Capisco. Sono una danzatrice. Wow, che bello. Immagino che sia davvero bravissima. Bravissima. Bravissima a mostrare le gambe e a farmi sbavare dietro da 4 porci che non sanno come spendere il proprio stipendio. Ho studiato nelle migliori scuole di danza di questa città solo per finire in un posto come il Blue Shadow. E... posso fumare? In realtà non si potrebbe. Grazie. A volte non ci vedo uno sbocco, sai? Un senso di questa vita. Mi umilio. Faccio ogni giorno un qualcosa che non voglio fare solo per potermi permettere di continuare a farlo. Capisco perfettamente, signorina. Vede, io sono un tassista. Anche mio padre era un tassista. Crede che da bambino, quando mi chiedevano cosa avrei fatto da grande, rispondessi il tassista.
Voglio guidare un taxi. Forse qualche volta ho dato questa risposta, ma solo per evitare di parlare con persone con le quali non mi andava di parlare. Gli insegnanti, gli zii che venivano una volta all'anno a trovarmi. Sa che cosa avrei voluto fare da grande? Che cosa? Il paleontologo. Avevo questa visione romantica dell'uomo che trovava le ossa dei dinosauri. Enormi scheletri interi perfettamente conservati. Ovviamente non ho mai fatto nulla per raggiungere quell'obiettivo. Sono anche consolato da più adulto scoprendo che in realtà è un lavoro molto mal pagato e che spesso i reperti sono solamente delle pietre con una vaga traccia di vita al proprio interno. La verità è che non volevo nemmeno fare il paleontologo. Avevo una visione edulcorata di un qualcosa che non mi riguardava affatto. Un po' cinica come visione, non trova? Forse sì, ma non riesco ad avere rimpianti al riguardo. Anche se so che forse dovrei. L'unica cosa che vorrei ora sarebbe avere una bella casetta in campagna, con il mio cane e le mie galline, e non avere obblighi, non avere bisogno di denaro o... E magari anche un bel pompino ogni mattina. Mi pare che non abbia voglia di fare molto in realtà. Frank Normit. Frank, io sono Sharon Coleman. Piacere di conoscerla, Sharon. Lei comunque, per quanto non soddisfatta del proprio lavoro, mi pare che comunque sia rimasta in tema. Sta facendo quello per cui ha studiato. Diciamo di sì. Io in questo taxi sono ogni giorno sull'orlo di una crisi di nervi. L'altro giorno sono esploso con un cliente. Un uomo sulla quarantina, tutto inamidato, che voleva arrivare al suo posto di lavoro molto in fretta. Ovviamente non è questo che mi ha fatto perdere le staffe. Ci sono abituato e è stato il suo continuo lamentarsi. Parlava al telefono con la sua assistente, credo, o forse sua moglie o la sua amante. Questo io non l'ho capito. Comunque continuava a dire frasi del tipo: se non mi attivo io, qui nessuno fa niente. Oppure: ti rendi conto che mi hanno portato il burro freddo? Io capisco tutto, ma quando spendi $850 per un pranzo di pesce, ti aspetti almeno che il burro sia caldo. Tuttavia, non sono state nemmeno queste frasi a farmi infuriare. Per nulla. Sono abituato anche a questo. Ogni giorno sento di tutto e di più. Quello che mi ha fatto perdere le staffe è stato il suo continuo tirare su con il naso. Quello spocchioso non riusciva a finire una frase senza tirare su con il naso o sfregarsi la manica del vestito sotto le narici. In 20 minuti di conversazione telefonica è riuscito a farmi perdere il conto da tutte le volte che lo faceva. Non so se era la cocaina il problema o un tic, non lo so. Alla millesima volta ho inchiodato e gli ho detto: scendi immediatamente da questo fottuto taxi, miserabile formichiere, pezzente e pusillanime! Ovviamente, quando ha visto i miei occhi, non ha potuto fare a meno di prendere la sua 24 ore e scendere di corsa dal taxi. Oh, sembra che abbia avuto una discreta crisi di nervi. Proprio così, Sharon. Credo di non sopportare più questo lavoro. La gente, i problemi frivoli altrui. E per giunta... Aspetta, ma... Cosa diavolo è quello? Quello sembra un cazzo di... Godzilla! Aspettate, come... Sono morto per colpa di un enorme mostro tipo Godzilla? Ma com'è possibile? Temo, mio caro, che ci siano solo due possibilità. E cioè, quali sarebbero? Cioè, o veramente un enorme mostro dal nome Godzilla ti ha schiacciato,
Godzilla. Esatto, oppure le tue memorie richiedono un po' più di tempo per essere ripristinate a dovere. Oh, può darsi. Sì, è probabile. Signori e signore, siamo giunti ai Campi Elisi, un mondo dove le vostre anime in pace eterna possono fluttuare tra alberi giganti e natura incontaminata per il resto dell'eternità. Messaggio per i nuovi passeggeri. Avete 15 minuti per dare un'occhiata all'esterno per poi decidere se abbandonare i vostri corpi e le vostre memorie oppure stabilirvi qui per un'altra corsa. Allora che ne dici, Frankie? Vuoi scendere a dare un'occhiata? Non vedo perché no. Probabilmente potrei avere il richiamo di scendere dal treno. Lo sapete, vero? Ciò nonostante, non dimenticarti che non c'è fretta. Sono molte le fermate sul treno per l'oltrevita ed ognuna di esse è meravigliosa. Perché non restare umani ancora un po'? Dai, vieni. Ti accompagno. Aspetta! Credo di ricordare qualcos'altro. Credo di ricordare com'è andata ora. Volete ancora sapere? Ma certo, caro. Parliamone fuori, davanti alla bellezza infinita dei Campi Elisi. C'era molto di più da dire. Ora sto iniziando a ricordare gli ultimi momenti della mia vita. Oh, sembra che abbia avuto una discreta crisi di nervi. Già, proprio così. Qual è il tuo peso? Il tuo veleno? Ognuno di noi ne ha uno. Signorina, vede, credo che il mio più grande veleno sia stato anche il mio più grande antidoto al veleno del mondo. Sia stato? Come per ogni uomo o donna, il mio più grande cruccio deriva dall'amore. Tutto si riduce sempre all'amore, credo. L'amore per un'altra persona, per i figli, per il denaro, per l'avventura. Oddio, ora non mi diventare un poeta romanticone. No, non è quello il mio obiettivo. Volevo solo risultare più interessante, visto che il mio amore era semplicemente quello per una donna. Per la donna della mia vita, in realtà. Oh, sono tutta orecchie. Credo che l'accumulo di stress nasca dalla consapevolezza dell'irreversibilità di quello che è stato. Mi segue una delle poche certezze che ho e che mi consuma dentro. La solitudine che mi avvolge ora in questo taxi, in questa scatola gialla che ogni giorno si riempie di passanti, ma che fondamentalmente è vuota. Ci sono solo io con i miei rimpianti. La amavo. La amavo più di me stesso, ma non lo sapevo. La amavo perché lei mi amava in maniera pura e sincera. Non lo trovi un motivo un po' egoista? Egoista? C'è forse qualche scelta nella sua esistenza, signorina, che se ridotta ai minimi termini non riveli egoismo? Tutto lo facciamo per noi stessi, perché noi stessi siamo tutto. Ma vede, l'amore è l'unica eccezione. Ha il potere di trascendere. Può essere sentito da più persone ed è l'unica cosa che davvero ci lega. Mi trova d'accordo in fondo, ma anche un po' stomacata da tutto questo zucchero. Quello che per lei è zucchero, per me è sale nelle ferite aperte. Beh, dimmi allora, arriva al punto. L'hai tradita? L'hai lasciata? Ti ha tradito? Ti ha abbandonato per uno più giovane o... È morta. Oh, capisco. È morta di cancro 12 anni fa. Ma la cosa che mi ferisce di più non è la sua assenza.
ma tutto il tempo nel quale io l'ho data per scontata. Mi amava come solo lei sapeva amare. Ogni giorno ero nei suoi pensieri. Quando tornavo a casa c'era sempre un pensierino per me sul tavolo della cucina. Un fiore, un disegno, una lettera. La cena pronta e io come uno stronzo qualunque. Prendevo e restituivo pochissimo perché Anna in fondo era sempre lì. Ed io ero impegnato tutto il giorno con il taxi, con il mio lavoro. Anche lei lavorava, ovviamente. Faceva la cassiera in un alimentare, un lavoro modesto ma faticoso. Ha continuato a lavorare anche quando ormai mancava pochissimo alla sua dipartita. Diceva che anche quel poco di fatica e contatto umano che aveva al lavoro era comunque qualcosa. Perché era viva e assaporava ogni momento di quello che le capitava. E diceva, per fortuna che ho te, mio bellissimo, bellissimo uomo. Lo diceva sempre, prendendomi il viso. E io mi imbarazzavo e distoglievo lo sguardo. Se potessi tornare indietro mi darei un pugno. E mi direi, ehi coglione, prendi il suo viso e baciala. Guardala, toccala. Perché non ti capiterà mai più di trovare una persona al mondo che ti guarda in questo modo. Che ti ama a prescindere dalla tua pancia, dal tuo caratteraccio. Prendila e baciala finché non ti si addormentano le labbra, perché non avrai più occasioni. Mai più. E tutti i sogni e le aspirazioni non varranno più niente senza di lei. Ma indietro non posso tornare. La verità è che nemmeno volevo andare in campagna. Quello era il suo sogno. Ma io ero così concentrato a pensare a me, a pensare a quanto fossi speciale, da non rendermi conto che ero speciale solamente grazie a lei. E che sogni miei non ne avevo. Era il mio presente, capisce? Avevo già tutto. Era lì e non lo vedevo. Guardavo le altre donne e sognavo di avere quello che già avevo. Era già lì. E l'ho perso per sempre. Frank, credo che abbia avuto modo di rifletterci. Io non ho e non ho avuto quella fortuna e quindi mi lamento. Mi lamento della mia vita del cazzo, di come vanno le cose, di come mi debba sempre e comunque accontentare. Volevo davvero fare la danzatrice o era mia madre che lo voleva? È ancora qui. Chi? Sua madre. Purtroppo sì. È una persona davvero strana, a dir poco. Una stronza, a dire la verità. Tratta tutti come se fossero pedine nelle sue mani. E quando, ovviamente, le cose non vanno come lei vuole, riversa tutta la sua frustrazione e delusione addosso a chi la circonda. La ama. Ama sua madre. In fondo, credo di sì. È mia madre. Nonostante tutta la merda che mi tira addosso. Non mi perdona per il lavoro che faccio. Non smetta di farlo. Non smetta di amarla. Non diventi come quella persona che ho fatto scendere dal taxi. Non sia una figurina, una macchia nella società. Non abbia paura di amare e lo faccia incessantemente. Anche se sembra che uccida, in realtà la sta mantenendo viva. Signorina Sharon, ha davanti a sé una vita che cambierà e si trasformerà più e più volte. Si goda anche la peggior fatica perché è viva. Quando però troverà la sua Anna, non se la lasci scappare. Non la dia per scontata e soprattutto la ami. E si apra perché non avrà un'altra occasione. Lei non è troppo per nessuno che la ami davvero, signorina Sharon. Hai avuto molto tempo per riflettere, Frankie. Forse troppo. Fammi scendere qui. Mancano solo 300 metri al locale. Me la faccio a piedi. Ma signorina, piove a dirotto. Non preoccuparti. Scendo qui. Tieni. Ma sono troppi, signorina.
Accetti questo gesto d'amore. Grazie, io... Fammi un favore, Frank. Vendi questo schifo di taxi e comprati una bettola in campagna. Fallo per Anna. Non credevo che una corsa come tante altre avrebbe cambiato la mia giornata in quel modo. Stavo pensando già a come spendere i soldi del taxi e i miei risparmi. Stavo visualizzando il sole che sorge alle spalle del mio orticello. Il canto di un gallo alla mattina. Quel sole e quel canto in meno di un secondo si trasformarono nel giallo vivo dei fanali di un camion della spazzatura e nel suono grave del clacson. L'uomo alla guida del mezzo era svenuto e veniva dritto verso di me. Anna! Oh, caro! Frankie! Credo di non aver avuto la vostra fortuna qui sul treno. Forse se l'avessi trovata, forse... Ma non importa. Ora ho la possibilità di ricongiungermi con il tutto, no? Di immergermi in quell'amore che tanto mi manca. Sento un forte richiamo, ragazzi. Credo che potrei stabilirmi qui per... almeno per un po'. Qui non c'è nessun per un po', temo. Ma, ehi, l'importante è sentirsi pronti. Per il resto, poco importa. Ok, allora io... Che cosa... Filippo, che cosa dice? Dice che... nella tratta prima della fermata alla Duat fanno del kebab buonissimo. Oh, beh, in questo caso potrei farmi ancora un po' di tempo sul treno con voi. Magari... sì, magari arriverà qualcuno di interessante a farci compagnia. Il treno riparte in 5 minuti! Tutti in carrozza! Frank Normit si trovava bene in quella strana combricola. E fino a che si fosse sentito amato da qualcuno, avrebbe rimandato la sua ascesa d'anima eterna. L'eternità può aspettare, diceva sempre. Un giorno, molti anni dopo, esplorando il treno e i suoi vagoni, trovò una piccola fauna. Una ragazza dalle gambe caprine e due piccole corna che spuntavano da una testa di lana riccia, bianca come la neve.